Il meglio della musica classica internazionale a Cortona grazie al Nume Academy and Festival. Anche per il 2024 confermata la formula vincente della Kermesse con nomi stellari della classica, affiancata una serrata settimana di training per giovani prestigiosi musicisti selezionati da tutto il mondo. Da oggi fino a venerdì potrete semplicemente venire, entrare e ascoltare queste lezioni tra artisti internazionali e giovani studenti selezionati in tutto il mondo. Quest'anno abbiamo ricevuto più di 300 richieste per partecipare a questo corso straordinario di altissimo livello, dove questi 12 selezionatissimi ricevono la possibilità di partecipare alle masterclass in maniera totalmente gratuita, oltre a vitto alloggio. Non solo accademia di perfezionamento, ma un festival a tutto tondo in città. È piaciuto così tanto questo progetto all'estero, la fama della qualità di questo progetto artistico, che piano piano abbiamo cominciato a raccogliere, diciamo, la volontà di artisti, grandissimi artisti, a venire a Cortona a partecipare. E infatti è nato così anche a fianco al progetto dell'Accademia un grandissimo festival. Infatti abbiamo degli artisti tra i più famosi al mondo. Quest'anno ci sarà il 18 giugno Stella Chen, che suonerà in teatro al Signorelli. Continuerà il 19 Tabea Zimmerman, la signora della viola, una delle violiste più importanti al mondo. Continueremo venerdì 21 giugno alla Corte dei Papi con un giovanissimo che ha appena vinto il concorso Paganini, Simon Zhu, e finiremo il weekend con due concerti a pagamento, due serate dedicate ai quartetti per archi, dove ci saranno l'esibizione di i docenti, che sono degli artisti famosissimi internazionali, Vlad Stankoleasa, Ettore Causa, Stella Cene e Andreas Brandelit, insieme a questi giovani talenti. Nume Festival è anche promozione del territorio. Arrivano già da oggi domani affezionati da tutto il mondo che proprio partecipano a questo progetto, grandi mecenati, ma venerdì è un giorno particolare perché è il terzo anno che ospitiamo qui, proprio in occasione di Nume Festival, un convegno di manager di grandissime aziende italiane, tipo Poste Italiane, Telecom, sono dei manager che gestiscono il parco macchine delle aziende che appunto ospitiamo noi come Nume Festival a Cortona, e questi manager parteciperanno ad un convegno e poi saranno ospiti dei nostri concerti e soggiorneranno qui a Cortona, quindi certo è un momento dove accostiamo l'arte al mondo imprenditoriale. Confesercenti ben volentieri si è resa disponibile ad arricchire quello che è la proposta musicale di altissimo livello, anche con un modo per mettere in vetrina le eccellenze dei prodotti tipici del nostro territorio. Quindi una collaborazione per coloro che si recheranno agli spettacoli, con uno spazio in cui Cortona Vini presenterà le migliori eccellenze dei vini del nostro territorio e noi porteremo alcune invece delle eccellenze produttive, formaggi, tartufi, salumi, l'Aione stesso della Val di Cana. Quindi un modo per da una parte dare il benvenuto a coloro che arriveranno agli spettacoli, ma lasciare anche, investire anche in termini di cultura dell'enogastronomia.